Una corsa per la pace. Dopo due anni è tornata a Roma Vivi Città, la 10 chilometri che si è conclusa in Campidoglio. Ce la racconta Stefania Cappa. E essere qui per la pace sia un gesto importante di solidarietà. E oggi ci divertiamo, lo facciamo per stare tutti insieme. Podisti con i colori per la pace. Dopo due anni di stop forzato per il Covid, si è svolta Vivi Città alla sua 37esima edizione. Corsa competitiva e ludico-motoria, tappe nei luoghi simbolo dell'integrazione. 30 le città italiane coinvolte, con Roma in prima fila. Roma oggi ha rappresentato una tappa importante della Vivi Città. Siamo partiti dal campo sportivo Fulvio Bernardini, siamo arrivati in Campidoglio toccando delle tappe molto importanti. I luoghi delle vissuti dalla comunità ucraina, UNHCR, Amnesty International, compagni di viaggio con cui da settimane stiamo gridando con tutta la nostra forza no alla guerra. Tante anche le capitali straniere e città d'eccezione come Suceava, città romena al confine con l'Ucraina. Dove una nostra delegazione già da ieri sta portando gioco, movimento, solidarietà e da offrire a chi sta scappando dalla guerra. L'arrivo dopo 10 chilometri al Campidoglio davanti al Marco Aurelio per essere sempre più vicino alla popolazione in guerra. Sandra.